Il Pescara apre la 24esima giornata di Serie B con l'anticipo di Frosinone, partita che segna il debutto sulla panchina bianca-azzurra di Gianluca Grassadonia, terzo tecnico stagionale, il sesto negli ultimi 13 mesi. Nel presentare il match dello Stirpe, Grassadonia torna sulle motivazioni che lo hanno indotto ad accettare una sfida così complessa, non solo per una classifica deficitaria ma ancora rimediabile, meno 6 dalla zona play-out, meno 7 dalla salvezza diretta, quanto per le carenze di temperamento, prima ancora che tecnico-tattiche, che attanagliano la squadra e contro cui si sono scontrati i suoi predecessori. Questa è una squadra che ha qualità ed è per questo che ho accettato con grandissimo entusiasmo questa sfida, perché sono convinto che ci siano tutti i presupposti per cercare di lottare fino alla fine e di arrivare all'obiettivo. I ragazzi li ho trovati chiaramente con il morale giù, ma è anche vero che hanno reagito immediatamente alle prime indicazioni. C'è stata grandissima volontà in questa settimana, grande voglia di cominciare a determinare, e quindi insomma i giorni sono volati via in maniera ottimale e ci prepariamo domani a questa partita. Ma dobbiamo essere bravi a lavorarci sempre, a crescere certamente con l'autostima, a ritrovare convinzione e piano piano cominciare a metterci delle indicazioni. C'è Ugo, c'è Marco, c'è il mister Mancini, c'è Diego, ci sono i preparatori atletici, insomma c'è tutto uno staff, il preparatore dei portieri, non vorrei dimenticare qualcuno, siamo uno staff che ha a cuore il bene del Pescara, non ci sono ruoli specifici, lavoriamo tutti per il bene del Pescara. Per domani saranno assenti lo squalificato Balzano e poi Memusciai, Giannetti, Seter e Sorensen, convocato Maestro che andrà in panchina. Nel 3-5-2 su cui si è concentrato Grassadonia in settimana, la novità principale sarà il ritorno di Galano in attacco in coppia con Odgaard. In difesa Drudi può strappare una maglia a discapito di Gut, nel trio di difesa completato da Bocchetti e Scognamiglio. Bellanova e Nzita saranno i quinti, l'esterno belga in vantaggio su Masciangelo. In mezzo al campo la strutturazione più probabile è quella di Dessen e Tabanelli ai fianchi di Busellato, preferito in regia Valdifiori. Macin sembra dietro il fresco ex Tabanelli, arrivato lo scorso 1 febbraio in prestito secco proprio dal Frosinone, con cui negli ultimi 12 mesi ha collezionato 18 presenze e 2 gol. Affrontiamo una squadra esperta, una squadra che ha qualità, una squadra che gioca insieme da un paio d'anni, in settimana ha fatto una vittoria importante e noi dobbiamo giocare da Pescara, andarcela a giocare conoscendo quali sono i nostri pregi, in questo momento i nostri difetti, ma con il coltello tra i denti. Circa i precedenti col Frosinone, il Pescara non vince dalla gara di Coppa dell'agosto 2016 e in campionato dal 3-0 dell'Adriatico del novembre 2014. Nel complesso sono 3 le vittorie del Delfino, 5 dei Ciociari, 8 i pareggi. In particolare in trasferta il Pescara non ha mai vinto a Frosinone, anzi è in striscia di 3 sconfitte consecutive, l'ultima nel dicembre 2019, 2-0 con reti di Maiello e Dionisi. Direzione di gara affidata a Francesco Meraviglia di Pistoia, che riporta la recente unica partita arbitrata col Delfino, Reggiana Pescara dello scorso 4 gennaio. È stata l'ultima vittoria in campionato, ma è stata anche la partita nella quale il fischietto toscano ha espulso Bellanova e il match winner Scognamiglio, dimostrandosi indulgente verso la squadra emiliana. Nessun precedente col Frosinone.